Ogni lettura è una traduzione. Era già l'ora che volge il disio ai navicanti e intenerisce il cuore. Lo dican detto ai dolci amici addio e che lo nuovo peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si more. Sono tra i versi più celebri della commedia, quelli in cui Dante muove per parlare a tutti noi, come ognuno di noi, di desiderio, esilio, e vedremo più avanti di spavento, di amicizia, di speranza. Siamo nella Valletta dei principi negligenti, nell'antipurgatorio, ed è ormai il tramonto, era già. Fermiamoci su questo verbo, volge, che rovescia il desiderio verso ciò che abbiamo dovuto lasciare. Il voltarsi indietro e il rimpianto terreno, quello umanissimo della moglie di Lot, c'è una straordinaria poesia di Wisława Szymborska, una grande poetessa polacca contemporanea, dedicata proprio alla moglie di Lot. E il rimpianto che coinvolge il ricordo degli amici, il ricordo della terra lontana, è il desiderio, la pena che punge il pellegrino da poco in viaggio, nuovo pellegrino d'amore. E lo punge d'amore. Si ascolta la squilla, la campana della sera, del giorno che muore, della compieta che è l'ultima delle ore canoniche, dies completa. Siamo nel purgatorio, Dante ha già scalato il corpo malato dell'inferno, il purgatorio che, ricordiamolo, è una invenzione, tra virgolette, insomma, relativamente recente, viene infatti approvato nel secondo concilio di Lione nel 1274, è l'inizio di un colore azzurro, ecco, dopo i colori affocati dell'inferno c'è questo colore marino, questo azzurro. E il suo paesaggio, il paesaggio del purgatorio, fa davvero corpo con il linguaggio. Ci sono, ascolteremo, suoni liquidi, acquatici, soffi, memorie di suoni, e le parole sono piene d'ombra, sono tenere. Ecco, il professor Bologna ha questo sentimento che effettivamente non è stato ancora adeguatamente approfondito, ha dedicato due bellissimi saggi facendo dialogare questa tenerezza. Qui abbiamo la Vergine Eleusa, la Vergine della tenerezza, è una tipica iconografia bizantina. Appunto, il professor Bologna ha fatto dialogare la tenerezza di Dante con Leopardi e con Pasolini. Atomi in Sarmazia. E qui disperato scrisse Letristia, le cose tristi, un lungo poema che tra l'altro si apre con il racconto del viaggio per mare di Ovidio, che appunto lascia Roma, è costretto a lasciare Roma, ed è un lungo poema pieno di struggimento per Roma, i suoi amici, il passato, come Ovidio, ma in modo ben più crudele. Mandelstam sarà esiliato prima a Varanes, negli Urali, da Stalin, infine deportato e morirà in un campo di transito nel 1937. Una scoperta filologica recente è un foglio autografo nel quale Mandelstam aveva trascritto proprio l'ottavo canto del Purgatorio. Mandelstam, leggo solo la prima parte. Ho imparato la scienza degli addii nel pianger notturno a testa nuda. Ruminano i buoi, dura l'attesa, ultima ora di veglie cittadine. E io rispetto il rito della notte dei galli, quando ho sollevato il fardello doloroso del viaggio, guardavo lontano, occhi di pianto, e il lamento delle donne accompagnava il canto delle muse. Chi può sapere che congedo attende nella parola a Dio? Cosa ci predice il clamore dei galli?
quando il fuoco arde sull'acropoli, eccetera. Teniamo a mente questa costellazione di esuli, in ordine cronologico. Ovidio, avete anche il testo di Ovidio con una mia traduzione. Era arrivato il giorno in cui Cesare mi aveva ordinato di partire dagli estremi confini dell'Ausonia. Non avevo avuto tempo né cuore di prepararmi. A lungo l'anima aveva sostato nel torpore. C'è questa immagine poi dei versi meravigliosi quando irrompe la luce che segna l'ora di andare. Teniamo a mente questa costellazione. Potremmo aggiungere a questi nomi anche Pushkin, che lettore di Dante, esule, anche se in maniera meno drammatica. Quello che hanno in comune è che tutti conoscono la scienza degli addii e la declinano nel loro passaggio sulla terra. Tutti hanno conosciuto la dolorosa povertate, l'essere stranieri, l'umiliazione del dover chiedere. Torniamo al canto. Lo sguardo subentra all'udito e allo stupore. Dice Dante, cominciai a render vano l'udire e ammirare una delle alme surta che l'ascoltar chiedea con mano. Per Jacques Le Goff, che ha dedicato un bellissimo libro al purgatorio, alla nascita del purgatorio, il purgatorio ridisegna la geografia interiore del Medioevo ed possiamo riflettere sul fatto che è davvero una tregua, forse è davvero il libro, la cantica più terrena, perché è quella che ci parla di tregua, tregua dal dolore, dal rumore, dall'accecamento dell'inferno, ma ancora, non ancora, non c'è ancora la luce del paradiso. Quindi il purgatorio inserisce tra l'eternità, l'ineluttabilità del castigo e l'assolutezza del premio una tregua, una possibilità nell'errore, nell'errare di sfilarsi dall'errore. E questo canto ottavo è pieno di tregue, pieno di tregue ed è pieno anche di colpi di scena, di ritmo. Marina Tsvetaeva, un'altra grande poetessa russa, parlava appunto della poesia contemporanea come una poesia che deve molto al cinema. E potremmo dire che questo canto, poi appunto sappiamo quali sono i punti salienti, questa immagine d'incanto meravigliosa, la processione delle anime, l'attesa dell'apparizione del serpente, l'essere sospesi di nuovo un colloquio, tra Dante e Virgilio, l'apparizione del serpente che terrorizza, la paura e poi gli incontri con gli amici. L'anima ha chiesto di parlare e dice Dante, ella giunse, levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso oriente, come dicesse a Dio, d'altro non calme. Te lucisante, sì devotamente le uscì di bocca e con sì dolci note che fece me a me uscir di mente. Volevo fermarmi su due versi, d'altro non calme. Terza terzina e questo straordinario me a me. Dante rivolge la sua attenzione a questa anima e lei dice: non mi importa di altro, non sono interessata ad altro. E Dante ci dà un'altra, credo, informazione importante in questo suo itinerarium mentis in deum. Il purificarsi non può esistere senza disinteresse nei confronti di se stessi.
Il disinteresse per sé illumina l'attenzione. Kafka dice: l'attenzione è una preghiera. E rende possibile il disinteresse verso se stessi la preghiera dell'attenzione. Simone Weil, che è uno dei grandissimi filosofi del Novecento, lo dice chiaramente: chaque fois qu'on fait attention, on détruit du mal en soi. Tutte le volte che facciamo attenzione, distruggiamo il male. E Philippe Jacotet, che è stato citato, che è stato tradotto anche da un altro poeta che credo voi conosciate tutti, Fabio Pusterla. Ecco, Philippe Jacotet, grande poeta dell'attenzione, riprende questo concetto di Simone Weil nei suoi cahiers de la Seine Saison e dice: l'attachement à soi augmente l'opacité de la vie. Ecco, Dante, torniamo ai suoi versi. Te luce sante, sì devotamente le uscio di bocca e con sì dolci note che fece me a me uscir di mente. Ecco, credo, la gioia della disattenzione a sé, la dolcezza del canto, l'ipnosi di quel canto fa, dice Dante, me a me uscir di mente. E credo che qui sia la poesia. Non nella biografia, non nell'io, nel me. Ricordate quello che abbiamo detto del convivio, no? Parlare alcuno di sé medesimo pare non licito. La poesia non è nell'io, ma nella vita, in quel moto, in quel movimento, in quell'uscire da sé. Leggere Dante è di nuovo Mandelstam, è prima di tutto un lavoro interminabile che a misura dei nostri successi ci allontana dalla meta. Se la prima lettura non dà che un po' di affanno e una sana spossatezza, per quelle successive munitevi di un paio di scarponi svizzeri ben chiodati. Adattissimo. Il ritmo di Dante, ho di nuovo notato Mandelstam, è nel suo passo. Aggiungo nel calibrare perfettamente pause e sorprese, distensioni e scosse. Ecco che nel verso successivo vedremo come ci richiama. C'erano questa musica, questo uscire da se stessi, ed ecco di nuovo una piccola scossa. La grandezza di Dante è che continua a vedere il volto dell'altro. Continuamente ci parla, continuamente è tra noi. Perché si rivolge a noi? Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Io vidi quell'esercito gentile tacito poscia riguardare in sue, quasi aspettando, pallido e umile, e vidi uscir dell'alto e scender giù e due angeli, con due spade affocate, tronche e private delle punte sue. Verdi come fogliette pur monnate erano in veste, che da verdi penne percosse traean dietro e ventilate. L'un poco sovra noi a starsi venne, e l'altro scese in opposita sponda, sì che la gente in mezzo si contenne. L'interpretazione di questi versi è controversa, aguzza tu lettor. Dante vuol dire che dobbiamo fare attenzione al vero, perché il velo allegorico è così sottile da farci fraintendere, oppure che il velo è così trasparente che è facile vedervi attraverso. Probabilmente è giusta la prima ipotesi, ma quello su cui vorrei fermare la vostra attenzione è l'incontro straordinario, la punta di quell'esortazione aguzza con il velo del vero. Potremmo, prima abbiamo parlato di traduzione, addirittura leggere questa immagine
come una metafora del tradurre. Nell'Europa dell'Est, nel mondo Yiddish, nella cultura Yiddish, la pratica del tradurre è raccontata attraverso un'immagine, quella di un fazzoletto della stoffa sottile, un velo, che copre la mano su cui si poggia il bacio, la bocca. E se è impossibile restituire la sensazione della pelle, è però possibile nel bacio percepire il suo tepore. La traduzione può fare almeno questo, può far percepire quel tepore. Ed ecco che Dante traduce per noi l'intraducibile, l'apparizione dell'esercito gentile delle anime, e a lui stesso di due angeli. Ben discernea in lor la testa bionda, ma nella faccia l'occhio di Maria come virtù che troppo si confonda. Nel descrivere gli angeli, Dante segue l'iconografia tradizionale. Nell'arte bizantina sono rossi, hanno un viso rosso, quindi che acceca, sono biondi. E non hanno bisogno di parlare né di ferire, le loro spade sono mozze, sono affocate, sono tronche. Gli angeli vengono rappresentati anche così, in questa prospettiva ornitologica, che ci permette di coglierne la leggerezza quasi tattile. Possiamo quasi sentire la percussione del vento. Nelle vesti, nelle penne che sono verdi, tenere, ricordiamo l'intenerimento dell'attacco, come fogliette appena nate. Una grande scrittrice contemporanea, Anna Maria Ortese, farà uso di questi diminutivi per dire la tenerezza. Ecco, possiamo seguire questi angeli nella sprezzatura del loro planare, ed è a questo punto che il canto scatta di nuovo. E ricompare un personaggio che avevamo incontrato nei canti precedenti, che è Sordello. Sordello è un trovatore molto apprezzato da Dante, autore di Un compianto di Ser Blacaz, Sordello come Virgilio e Mantovano, è così pieno di rispetto, di ammirazione per Virgilio da abbracciargli nel settimo canto le ginocchia, come un bambino farebbe con la mamma. Di nuovo l'incontro, l'abbraccio, l'amicizia. Dante sottolinea la loro importanza, soprattutto a fronte di questa apparizione terribile, che qui è preparata. Quella del serpente, della malastriscia, la bestia che si autocompiace, che si liscia. E Dante ci parla, lo vedremo, della tentazione sempre presente, dell'attrazione verso ciò che sembra diaballo, e avanza senza sollevare gli occhi verso l'altro. E altro punto che forse possiamo condividere, Dante ci mostra la sua paura. Non esita a mostrarci la sua paura, anzi il suo terrore, si stringe a gelato, tremante, a Virgilio, che è davvero, di nuovo Mandelstam, il suo maestro di cerimonie. Dice Mandelstam, Dante è un po' un razzocinie significa un poveraccio, che ha sempre bisogno, insomma che inciampa, che ha sempre bisogno di Virgilio, perché Virgilio gli deve dire un po' come comportarsi con questi personaggi, che gli evita brutte figure. E Dante attraversa i tre regni consumando, dice Mandelstam, le sue scarpe di pelle bovina, così come attraversava nella realtà i sentieri per capre, dell'Italia, dice Mandelstam. Il purgatorio sappiamo che viene composto nel Casentino, tra Arezzo e il Casentino, quindi i sentieri dovevano essere così, non autostrade. Ecco, la grandezza di letture come questa di Mandelstam, come quella di Giudici, sta nell'azzerare l'enfasi su un Dante oleografico, col cappuccio, il naso aquilino, altezzoso, distante.
per provare ad accogliere invece anche il suo smarrimento, anche la sua esitazione. Dunque Dante si nasconde dietro Virgilio, il serpente ancora non compare, l'attesa dilata la paura, ma la regia ci concede di nuovo una tregua. Ecco di nuovo versi straordinari, questa tregua del tempo atmosferico. La bellezza, il contrasto tra l'aere che si annera e lo schiarirsi, non l'aprirsi, attenzione, lo schiarirsi di ciò che prima era chiuso. Tempera già che l'aere s'annerava, ma non sì che tra gli occhi suoi e miei non dichiarissi ciò che prima serrava. Per me si fece e io ver lui mi fei giudice min gentil. Quanto mi piacque quando ti vidi non essere tra i rei. Nullo bel salutar, tra noi si tacque. Ecco, il buio non è tale da impedire a Dante di riconoscere tra le ombre quella di un amico di Nino, un amico di Nino, Ugolino, Visconti, nipote dell'altro Ugolino, del celebre Ugolino infernale. Mi fermo solo un attimo su quanto dice poi Dante nell'epistola a Can Grande che gli è stata porta così mirabilmente dalla professoressa Mocarn. Dante dice appunto che l'amicizia può esistere anche fra persone che non sono pari e naturalmente alle spalle ha il di amicizia di Cicerone, ma qui l'apparizione di Nino, di Ugolino Visconti, è data di nuovo attraverso un suono e io per lui mi fei giudice nin gentil, sembra possiamo ritrovare la squilla, questo suono cristallino. Nino, giudice, capo dei Guelfi di Pisa, era stato un personaggio storico, fondamentale nella storia recente di Dante. Dante lo aveva incontrato a Firenze intorno al 1293 ed erano diventati amici. Dopo la sconfitta, Nino si era autoesiliato in Gallura, dove era morto nel 96, e aveva lasciato la moglie e una bambina, Giovanna, di 9 anni. Come spesso accadeva alla moglie, per motivi, insomma, tramite il fratello, contrasse nuove nozze, sfortunate perché segnate dall'esilio con Galeazzo Visconti, signore di Milano. La bambina, Giovanna, crescendo, andrà incontro a un destino di povertà. E ascoltiamo il discorso, il monologo di Nino, che chiede e parla con Dante per quel singolar grado che tu dei a colui che si nasconde lo suo primo perché, che non è non lì e guado, quando sarai di là dalle larghe onde, di a Giovanna mia che per me chiami laddove agli innocenti si risponde. Non credo che la sua madre più mami, poscia che tramutò le bianche bende, le qual convien che misera ancor brami. Per lei assai lieve si comprende quanto in femmina foco d'amor dura, se l'occhio e il tatto spesso non l'accende. Non le farà sì bella sepoltura la vipera che Melanesi accampa come avrei fatto il gallo di Gallura. Così dicea, segnato della stampa nel suo aspetto di quel dritto zelo che misuratamente in core avvampa. Ecco la richiesta di Nino di preghiere per l'intercessione a Giovanna mia. Ecco di nuovo il tema della tenerezza in questo dire Giovanna mia. E poi la tristezza,
Una tristezza senza rancore, però, di Nino, quando non nomina la madre, dice: non credo che la madre più mi ami, perché? Perché tramutò, cambiò le bende dell'essere vedova con un nuovo matrimonio. E poi c'è questa nota, ovviamente misogina, ma insomma nello spirito del tempo, in cui appunto si parla dell'infedeltà, della mobilità delle donne. Ecco, però due cose secondo me sono importanti. Nino tace il suo passato politico, e attraverso la sua figura lo stesso Dante prende le distanze dalle fazioni e dal suo tempo. E Nino invece si concentra sul rammarico, triste, ripeto, non il rancore, non c'è giudizio in fondo l'infedeltà alla memoria, e si concentra invece sulla tenerezza verso la figlia. La nota misogina viene stemperata da quel misera, unita al pudore: non credo che la sua madre più m'ami, e appenissima velata di sdegno. C'è il rammarico per lo stemma, la vipera invece è quella del gallo. Sono dettagli che sostengono la dignità di questo personaggio. Nullo bel salutare a noi si tacque. Gli incontri di questo canto, prima con i Novi Visconti, poi con Corrado Malaspina, sono improntati alla cortesia, alla gentilezza, alla possibilità di dialogare gli uni con gli altri civilmente. Il canto, questa seconda e ultima parte del canto è un elogio della civiltà, della conversazione, dell'intenerimento nel senso proprio dello smussamento di ogni vanità. Altra tregua. Gli occhi miei ghiotti andavano pure al cielo, pur là dove le stelle sono più tardi, siccome rota più presso allo stelo. Dante dice ghiotto, quindi usa l'immagine del mangiare, così come nel trentesimo del Paradiso parlerà di sete, sete di luce. E c'è una conversazione quasi velocissima tra Virgilio e Dante. Il duca mio, figliol, che lasso guarde, e io a lui, a quelle tre facelle, di che il polo di qua tutto quanto arde, ond'egli a me le quattro chiare stelle che vedevi staman son di là basse, e queste son salite, ov'eran quelle. Dante ha appena finito di capire, e Virgilio di spiegare, che le tre stelle simboleggiano le tre virtù teologali, che ecco altro colpo di scena. L'incanto viene spezzato da Sordello. Ho sempre pensato a questa apparizione del serpente, un po' come l'irrompere della regina della notte nel flauto magico di Mozart, che spezza l'incanto precedente. Dice Sordello: vedi là il nostro avversario, e drizzò il dito perché in là guardasse. Ed eccolo. Il male in persona, la mala striscia, forse lo stesso serpente tentatore di Eva, che si fa bello per sedurre e quasi seduce anche noi, e si insinua nella stessa bellezza dell'erba, dei fiori, all'erba, alle foglie. Ricordiamo, le ali degli angeli erano state paragonate. Tra l'erba e fior venia la mala striscia, volgendo ad or la testa, e il dorso leccando come bestia che si liscia. Vediamo se riesco. Ti ho portato questa così per avere. Questa è un'immagine di San Pietro, il Piero in civate. Questa è un'immagine, non hanno le spade affocate, hanno le lance, no? Ma è la lotta tra gli angeli e il serpente.
guardiamolo ascoltando la voce di Dante. Io non vidi, e però dicer non posso, come mosse gli astor celestiali, ma vidi bene, e l'uno e l'altro mosso, sentendo fender l'aere e le verdi ali, fuggì serpente, e gli angeli dier volta, suso alle poste, rivolando i guali. Con la fuga del serpente, per l'intervento degli angeli, si chiude questa sacra rappresentazione e si apre l'ultimo colloquio di questo canto, che attraverso l'ombra, attraverso anzi, il corpo aereo, ci sarebbe un'intera lezione da dedicare a questo problema del corpo nei tre regni, di un altro personaggio, il corpo di un altro personaggio che è Currado Malaspina. Torniamo a parlare di esilio. Ascoltiamo. Fui chiamato Currado Malaspina, non son l'antico, ma di lui discesi. Ai miei portai l'amor che qui raffina. Oh, dissi io a lui, per li vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta Europa, che non sia palesi. La fama che la vostra casa onora grida i signori e grida la contrada, sì che ne sa chi non vi fu ancora, e io vi giuro, s'io di sopra vada, che vostra gente onrata non si sfregia del pregio della borsa e della spada. Uso e natura, sì la privilegia, che perché il capo, reo il mondo torca, sola va dritta e il mal cammin dispregia. Corrado Malaspina, tra l'altro, sarà ricordato nel Decameron di Boccaccio. Ecco, Corrado chiede notizie a Dante, dice dillo a me, se hai novelle, dillo a me. Il tono è di nuovo pieno di cortesia, ricco di metafore raffinate. La cera necessaria alla lucerna deve coincidere, come la buona volontà di Dante, con la grazia divina. Corrado era figlio di Federico I, marchese di Villafranca, in Val di Magra. Chiede notizie e Dante risponde con slancio, con affetto, avete sentito, precisa, secondo appunto un linguaggio cortese, che i Malaspina, diversamente da altri signori, sono gente onorata, che non si sfregia del pregio della borsa e della spada, della liberalità, della generosità. Dunque virtù cavalleresche che consentono di dispregiare il mal cammin. Dante fu ospite di Franceschino Malaspina nel 1306 e fu accolto con gentilezza, con liberalità, con rispetto. Sono cose che un esule, esposto all'umiliazione, facilmente trattato con disprezzo, non dimentica. Sono ricordi che restano fitti nella memoria. Il canto volge al termine, resta una manciata di versi. La profezia dell'esilio, affidata a Corrado, anticipa la profezia definitiva dell'esilio da parte di Cacciaguida nel paradiso, e viene espressa, e con questo concludo, in modo rapido, quasi brutale. Attraverso questa immagine l'ascolteremo, dei chiodi che fisseranno l'esperienza con molta più forza dei discorsi altrui. Or va, dice Corrado a Dante, or va, che il sol non si ricorca 7 volte nel letto che il montone con tutti e 4 i piedi cuopre e inforca. Ricorca, montone, cuopre, inforca. Che cotesta cortese opinione ti fia chiavata in mezzo della testa con maggior chiovi che d'altrui sermone, se corso di giudizio non s'arresta. È finita. L'esilio, se corso di giudizio non s'arresta, e questo è impossibile, è certezza e ha la nettezza di una sentenza. Ricordate i versi di apertura, era già l'ora.
il volgersi indietro del desiderio. Ecco, le parole di Corrado Malaspina sembrano incenerire, sembra distantissimo quel verso, sembra incenerire quel tempo per proiettarlo verso il futuro dell'accettazione però e del coraggio. E forse l'accettazione, il coraggio è il poco o forse il tanto che noi creature abbiamo per scavalcare, per uscire, cito Dante, da quell'aiuola che ci fa tanto feroci. Grazie.